Alcuni mesi fa ho avuto una bimba. È stupenda, ma anche molto golosa. Le piace davvero mangiare. Ogni volta che prende il latte, riceve non solo nutrienti, ma anche l'informazione genetica che cambia il suo cervello. Come mai? Prima ho parlato della lingua del DNA, che regola il nostro corpo. Il DNA è molto prezioso e per questo è protetto nel nucleo cellulare. Possiamo immaginare il DNA come un prezioso libro di ricette in una biblioteca. Ogni volta che vogliamo preparare, per esempio, i casonsei, dobbiamo andare in biblioteca e copiare la ricetta. Questa copia che possiamo portare nella nostra cucina è come l'RNA. L'RNA trasporta l'informazione genetica dal nucleo ad altre parti della cellula. Ma l'RNA può viaggiare anche fuori dalla cellula, anche tra le persone. Come è possibile? La cellula invia l'RNA nelle piccole bollicine, si chiamano gli esosomi. Sono simili alle bolle di sapone, ma molto più resistenti. Il latte materno è pieno di esosomi. Quando mia figlia lo beve, gli esosomi sopravvivono agli acidi forti dello stomaco, entrano nel sangue e alcuni arrivano al suo cervello. Tutto questo viaggio avviene perché il mio RNA ha un compito molto importante. Aiuta dello sviluppo del cervello di mia bimba. Poiché gli esosomi sono molto bravi a proteggere l'RNA, possiamo usarli anche per fornire l'informazione genetica ai pazienti. In realtà, la maggior parte di noi ha già ricevuto le bolle con l'RNA nei vaccini anti-Covid. In quel caso, l'RNA ha portato le ricette delle proteine virali per sviluppare la nostra immunità. Come piccoli ma resistenti portatori dell'informazione genetica, gli esosomi sono molto importanti per nostra salute dai primi giorni della vita. Grazie.